Benvenuti a tutti. Nel tempo che passeremo insieme proveremo a guardare, ad analizzare, ad approfondire tre parole chiave del sapere agire pedagogico. Direi proprio tre categorie che hanno ispirato la storia della pedagogia sia a livello teorico che a livello poi di buone prassi e di progettazione formativa. Queste tre parole sono il trinomio educazione, istruzione e formazione, i soggetti della formazione e i tempi della formazione. Vediamo per ordine e cominciamo a guardare il trinomio educazione, istruzione e formazione. Franca Pinto-Minerva ha precisato un aspetto molto importante, ovvero che quando parliamo di educazione, noi stiamo parlando di quella che è un po' la parola, la categoria madre, del sapere pedagogico. Anche per chi non conosca il latino, giova ricordare che l'etimologia della parola già ci aiuta a comprendere cosa intendiamo quando parliamo di educazione. La parola educare, educazione, deriva proprio dal latino educere, cioè trar fuori, ma anche educare, ovvero allevare. E quindi va da sé come quando facciamo riferimento a questo aspetto, in realtà ci riferiamo particolarmente all'ambito valoriale, affettivo-relazionale, etico-sociale, che rimane per tutta la vita un aspetto molto importante nei processi formativi. Luoghi deputati alla dimensione educativa sono prevalentemente quelli che in gergo si chiamano, luoghi non formali, ovvero la famiglia, non so, per esempio le chiese, le associazioni, anche se, ma lo vedremo più avanti, in realtà un ruolo molto importante in questo senso può giocare anche la scuola. Se, come ricorda Franco Frabboni, in realtà il compito della scuola è quello sì di istruire, ma anche quello di promuovere socializzazione, di promuovere l'incontro con l'altro, l'incontro con le differenze. E qui veniamo alla seconda parola del nostro trinomio, che è quella dell'istruzione. Pensate un po' anche alla vostra esperienza, quando pensiamo all'istruzione, il primo luogo a cui pensiamo è naturalmente la scuola, tant'è vero che la parola istruzione rimanda proprio a quello che viene definito l'ambito del cognitivo, cioè quel processo di acquisizione di conoscenze, di competenze, di saperi, che definiamo formali. Per questo la scuola è il luogo prioritariamente deputato all'acquisizione di questi saperi. La scuola intesa anche, per esempio, come università, cioè tutti quei luoghi in cui io, soggetto, acquisisco delle informazioni, delle nozioni prevalentemente disciplinari e posso soprattutto poi certificare, dimostrare di averle acquisite, dando quindi forma, formalità, a quello, ai saperi che ho acquisito. La terza parola di questo trinomio è quello della formazione. La formazione è un processo complesso che in realtà mette insieme, e torno qui a quello che vi avevo detto prima a proposito dell'educazione, che mette insieme l'ambito dell'educativo con l'ambito dell'istruzione. Perché in realtà è impossibile. La verità è che è impossibile scindere il momento dell'educazione dal momento dell'istruzione. Mi viene qui da pensare ad un grande pedagogista che io amo molto, che è Freire, che diceva proprio che il processo di acquisizione dei saperi, ovvero di alfabetizzazione e quindi di istruzione, in realtà è anche un processo di emancipazione e quindi di educazione e quindi di crescita, di acquisizione di valori, di forma mentis, di modi di pensare. Ecco perché quando pensiamo alla formazione, in realtà noi pensiamo proprio a quel processo dinamico, complesso, che è l'integrazione del momento dell'educazione con il momento dell'istruzione. E non a caso, soprattutto negli ultimissimi decenni, ma anche prima, si sta sempre più, diciamo, approfondendo l'idea di quello che viene definito sistema formativo integrato. Che cosa è il sistema formativo integrato? Altro non è che una rete che le istituzioni devono creare per garantire il successo formativo del soggetto.
Esiste, si chiama sistema formativo integrato proprio perché parte dall'idea che educazione e istruzione siano momenti fondamentali che danno corpo poi alla formazione e quindi ambienti e luoghi non formali, informali e formali devono concorrere assieme per l'emancipazione e la crescita del soggetto.